Depression is Fashion è il ramo d'azienda della cooperativa La Cosa, che è una cooperativa sociale di tipo B fondata nel 2006 che collabora con il Dipartimento di Salute Mentale dell'azienda ospedaliera Carlo Poma. Oggi abbiamo deciso di proporre un evento per valorizzare Galleria Apollo. Ci siamo noi con il negozio Depression is Fashion, sfruttando gonfaloni, striscioni, stendardi delle varie manifestazioni o delle raffigurazioni di film per i cinema, per riproporre borse, puff e altri oggetti come le borse per le bici da proporre al pubblico. Collaborano con noi oggi il pittore, l'artista più che altro del Red Eagle, già famoso a Mantova per questo, che è Doriano Ghidotti, che si trova in fondo alla galleria, che oggi dà un assaggio della sua arte mostrando il body painting. Collaborano con noi anche i ragazzi dell'Officina della Memoria Antica, che mostrano le bellezze e i tesori delle soffitte di tutti noi, perché proprio rivalutano, quindi è una sottospecie di riciclo, diciamo anche questo, rivalutano gli oggetti antichi. Mobili, quadri, oggetti che recuperiamo negli sgomberi che facciamo nelle cantine, soffitte, magazzini e negozi. Tutto questo serve per aiutare ragazzi in difficoltà di lavoro e le famiglie. Cosa troviamo in questi posti? Libri, bottiglie di vino e tanti oggetti. Poi alla domenica li mettiamo esposti nei mercatini, sul Veronese, sull'Emiliano. Ed è una cosa molto molto bella, che è piacevole. La particolarità di questo negozio è che è l'unico a Mantova che ha una vasta scelta, diciamo, perché ci sono quadri, libri, oggetti, che sono, la maggior parte sono quadri antichi, roba antica, però ci sono anche cose moderne. Qui c'è un luogo d'arte, mi sembrava opportuno, visto che io faccio body painting in giro per i locali, per le feste, per promuovere le attività di chi mi chiama anche. Nasce questa cosa del body painting, nasce 3-4 anni fa, da parte mia mi sono interessato, mi è piaciuto, ho continuato e lo faccio quando posso, quando ho occasione, quando qualcuno mi chiama. Lo faccio con l'aerografo, che l'aerografo è questa cosa qua, che molti non lo sanno. Ci vuole un compressorino, sputa l'aria e il colore e si verniciano caschi, moto e quant'altro. Io dipingo anche le donne, e le donne, le modelle e modelli anche preferibilmente si usano colori apposta, testati per la pelle, e vanno via con una doccia calda e sapone.